Oggi con Rete al Femminile siamo a San Foca, in provincia di Pordenone. Incontreremo Monica Vettor della cantina Quinta della Luna e ci accompagnerà a fare una visita alla sua azienda e allo splendido territorio che la circonda. Quinta della Luna è nata nel 1984. La scelta di mio padre è stata una scelta molto pensata, cioè prima di arrivare qua ha valutato bene dove poteva insediarsi. Lui voleva la terra, voleva una terra speciale. E questo prato dove io questa mattina ho voluto andare prima di essere qua è proprio il punto che ti fa capire, respirare la vera essenza di questa azienda. Quindi i profumi, i colori delle orchidee che stanno spuntando timidamente, le farfalle, e questo piccola brezza che arriva dalle Dolomiti, dalla Valcellina. Ecco, questo è un luogo che mi fa capire perché mio padre ha scelto questa terra. E a distanza di 34 anni posso dire che la strada è stata tutta in salita, però questa era la strada giusta da percorrere. San Foca è uno dei paesi più vecchi qua. In origine c'erano solo prati e c'era una latteria meravigliosa, perché dietro anche a un formaggio c'è un prato. Cioè dietro una bottiglia c'è un grande mondo di emozioni, di fiori, di tante cose, ma anche dietro un formaggio. Quindi il legame stava proprio con questi prati che venivano falciati e si faceva fieno in origine e un latte meraviglioso. Noi in quest'area, Veneto, Friuli e Trentino, e produciamo uno dei migliori pinot grigi al mondo ed esportiamo il 45% di quello che viene bevuto. Quindi il fatto che sia nata una DOC è così importante, che lo protegge, lo tutela e fa uscire dal mercato tutti i sottoprodotti di pinot grigio, questo per noi è importante, cioè questo ci fa vedere futuro in questo vino. Quindi per me il futuro è territorio in primis, qualità, e innovazione, ci vogliono tutte queste cose e anche l'ambiente, però l'ambiente deve essere sostenuto da un'economia forte, non si può fare ambiente così, l'ambiente si prende in mano nel momento in cui l'azienda ha un'economia, perché l'economia è alla base di tutto, poi si fa anche tutto il resto, però prima di tutto deve esserci un bilancio e con il bilancio poi si assumono le persone, si riesce a crescere, si valorizza l'ambiente, il vino, il territorio, questo è. Mi piace tanto e sento tanto questa terra ed è vero, proprio è veramente vero, nel senso che io non riesco a non venire qua tutti i giorni. Sono quei legami forti che sembra parte di te, cioè come se fosse un rifugio, come se fosse una madre, si diceva, la terra per me. Forse perché appunto ti vengono a mancare le figure dietro pian piano e la senti sempre di più forte. E quindi non ho questo legame con altre proprietà, ne abbiamo altre, però il legame qua è forte perché c'è la storia di una famiglia. Questa fase della mia vita tendo a guardare avanti di 10-15 anni, quindi sto lavorando tanto per il futuro, perché quello che c'è vorrei che rimanesse e fosse portato avanti, cioè non è una missione per noi questa. Per me che sono donna, che sono un po' il fulcro di questa azienda e quindi l'attenzione al benessere un po' di tutte le cose, cioè alla cura degli ambienti, all'accoglienza, cioè avere un occhio un po' su tutto e su tutte le persone che vengono qua, solo la donna lo può fare. Dirò che delle volte sono state le montagne a parlarmi. È incredibile da dirsi questa cosa, però ci circondano e sono un po' tutto per noi, sono l'anfiteatro che ci circonda ed è anche il logo dell'azienda. Le ho sempre guardate, però le ho guardate con un occhio diverso e mi hanno detto questo, come se volessero dire ci siamo, ti proteggiamo, siamo qua nella tua terra, no? Vai avanti per il territorio,
non solo per te, per la famiglia, ma per tutti.